Buongiorno da Casale Monferrato, buongiorno. Vi faccio vedere questa parte di bambuseto, quello che era un tempo di Forever Bamboo 5 e che oggi si appresta a diventare un pezzo di bambuseto di Forever Bamboo SRL Maxi e poi di Forever Bamboo SPA. Le piante, come vedete, stanno bene, hanno un bel verde, stanno ricevendo l'acqua necessaria, grazie al cielo anche sta piovendo abbondantemente, stanno ricevendo anche le concimazioni che serve, soprattutto tramite la fertirrigazione, per cui in corso d'acqua, come già accade in tutti quanti i comparti. Qui abbiamo delle canne che vedete, insomma, sono abbastanza alte, stanno arrivando i 4 metri e mezzo, forse 5 metri, qualcuna dall'altra parte, e anche dimensioni cominciamo a essere oltre i 3 centimetri. Ovviamente c'è di tutto, come questa che ad esempio è un centimetro e mezzo, ma arriviamo anche a canne decisamente più importanti. L'evento che ovviamente accadrà questo inverno sarà nuovamente il diradamento in campo delle canne, perché vedete che qua c'è un'intricata quantità di canne che è nata. Per garantire la primavera prossima un aumento della quantità di germogli e soprattutto della dimensione, questo inverno procederemo con un secondo diradamento, cioè taglieremo le canne, soprattutto quelle più piccoline, ne lasceremo qualche d'una, 2-3 a metro quadrato, non di più, e con quelle canne là, come abbiamo già fatto questa primavera, produrremo cippato da dedicare a bioplastica di Forever Bamboo. Queste sono le piante che sequestrano le grandi quantità di CO2 che stiamo testando, dimostrando, calcolando, e lo fanno semplicemente perché noi asportiamo grandi quantità di canne per consentire alla pianta di emetterne altrettante l'anno seguente. A Casale Monferrato, come agli altri comparti, vi è grande quantità di biodiversità. Vedete che noi non usiamo diserbanti perché c'è erba ovunque che viene tenuta a bada da operai con la pulizia a mano delle piante, con la pulizia col decespugliatore, soprattutto qui perché abbiamo ancora le tubazioni fuori terra e non sono interrate. Non usiamo pesticidi, non usiamo, come detto prima, diserbanti, non usiamo sistemici. Il terreno in questo caso è naturale e sta producendo quello che naturalmente la natura gli fa fare. In alcuni casi abbiamo addirittura 1,80 m qui in mezzo più 1,80 m nell'altra parte, quindi sono 3,6 m tutti quanti a erba medica. Una parte seminata, una parte totalmente spontanea. Erba medica molto buona per tutti gli apoidei, quindi per gli insetti pronobi, api, bombi, calabroni, eccetera, ma anche e soprattutto perché è una pianta azoto fissatrice, quindi che migliora il terreno con il proprio azoto e poi una volta ovviamente trinciata e portata a terra, come in questo caso si vede, e le zone di paglia aiutano la quantità e la qualità della sostanza organica del terreno. E quindi da Casale Monferrato è tutto, grande soddisfazione per come le piante stanno crescendo, ci aspettiamo sempre grandi risultati per questa primavera e ci vediamo presto per un prossimo video. Ciao!